Benvenuti all'interno dell'associazione Gems Museum, che ospita l'unico museo dedicato alla gemmologia che si trova in Italia. Quello che essenzialmente differenzia una gemma da una roccia sono bellezza, durevolezza e rarità. Quello che noi vogliamo fare all'interno di questo museo è di proporre non un museo di oggetti semplicemente da guardare e basta, ma quello che proponiamo è una vera e propria esperienza, un'esperienza educativa che ti trasforma quasi come un gemmologo per un giorno. Marroncino, rossastro, giusto? Sì. Spostiamoci sotto il neon. E questo è un fenomeno che si chiama color changing, è una pietra che cambia colore. Il percorso all'interno del museo si sviluppa all'interno di tre fasi, ci sono tre step. Prima mostro ai visitatori e spiego anche le gemme inorganiche, ovvero le rocce, i minerali. Dopodiché passiamo alle gemme organiche, ovvero tutte quelle gemme che sono state prodotte da esseri viventi o che magari erano esseri viventi un tempo. Un esempio di gemme organiche sono i coralli, le perle, entrambi comunque dell'ambiente marino, ma anche l'avorio o una chicca del nostro museo, il mammut, cioè l'avorio fossile dell'animale estinto. E terzo, l'angolo del gemmologo. Abbiamo proprio il bancone del gemmologo con alcuni dei principali strumenti che esso usa durante la propria valutazione, durante il proprio lavoro, e su quel banco proprio sono stati preparati poi ad hoc per i visitatori dei campioni, delle gemme che i visitatori avranno l'opportunità di analizzare, vedere al microscopio o comunque di utilizzare tutti questi vari strumenti in prima persona. L'associazione è nata nel 2016 e negli ultimi anni abbiamo accolto gruppi sia di studenti locali, famiglie, visitatori singoli, anche visitatori internazionali, perché comunque la visita viene proposta sia in lingua italiana che in lingua inglese. Purtroppo le visite, per come sono sempre state, in questo momento non si possono svolgere per via delle restrizioni. Infatti siamo in attesa, insomma, di momenti migliori per poter riprendere a svolgere la nostra attività nella maniera in cui comunque è stata pensata. A volte si trovano alcune agate che hanno delle striature tali che sembrano dei veri e propri quadri e le chiamano in quel caso agate landscape. Io in realtà sono un po' figlia d'arte, anche mio padre è gemmologo, è lui che mi ha trasmesso questa passione. Io ho anche studiato ovviamente gemmologia, ho studiato all'Istituto Gemmologico Americano, ma anche all'HRD di Anversa. Ho iniziato a lavorare all'estero per diversi laboratori gemmologici, ho fatto un po' il giro del mondo, finendo poi a ritornare ad Agrigento. All'interno del nostro territorio questa materia non è particolarmente conosciuta e mi sembrava veramente un peccato non proporla alle persone, perché chiunque venga qui per fare l'esperienza, anche per caso, della visita al museo, poi in fondo scopre che un po' la materia gli interessa e gli piace, quindi potrebbe essere anche un'idea anche da tramandare ai figli, perché comunque è un mestiere a mio avviso molto molto bello e che i giovani potrebbero anche tenere in considerazione per il proprio futuro.